Marsala, controlli dei carabinieri nella Movida, scattano multe ai locali. Fulgatore scoperta e sequestrata dai carabinieri una discarica abusiva. Mazara via libera della Giunta, al piano occupazionale previste 11 assunzioni nel corso del 2019. Trapani, temperature alte, ondate di calore, arriva il vademecum dell'azienda sanitaria provinciale. Mazara ha pubblicato questa mattina dal Comune l'avviso per ottenere il bonus bebè 2019. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca, controlli dei carabinieri della compagnia di Marsala nella cosiddetta Movida marsalese. Sono state elevate alcune contravvenzioni, poi nel corso di altri servizi è stato anche eseguito un arresto, i particolari nel servizio. Un arresto effettuato e vari locali della Movida marsalese controllati e il bilancio di alcune attività eseguite dai carabinieri della compagnia di Marsala. Nello specifico, nella tarda serata di venerdì, i militari dell'Arma, assieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e una squadra della sezione Annona della Polizia Municipale, hanno controllato numerosi esercizi commerciali del centro città. Durante i controlli sono stati individuati 8 lavoratori in nero e sono state elevate sanzioni amministrative per circa 30.000 euro. Per alcune strutture inoltre è stata chiesta la sospensione dell'attività commerciale. Analoghi controlli alla Movida sono stati effettuati durante tutta la settimana appena trascorsa anche a Pantelleria. 3 automobilisti in particolare sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I militari della sezione radiomobile invece hanno tratto in arresto il 34enne Daniele Crimi. L'arresto è scattato in ottemperanza alla sostituzione della misura alternativa della detenzione domiciliare con la custodia in carcere emesso dall'ufficio di sorveglianza di Trapani. Crimi ha violato le prescrizioni partite dal giudice. Il 34enne marsalese, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Trapani, dove sconterà la rimanente pena. Nel corso del servizio sono state identificate 70 persone e 30 tra autoveicoli e ciclomotori controllati. Sono state elevate sanzioni per violazione del codice della strada per un totale di 5.000 euro e contravvenzionati ben 5 parcheggiatori abusivi in tutto il territorio del comune di Marsala. I carabinieri della stazione di Fulgatore, con il supporto dei militari del nucleo CITES di Trapani, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del degrado urbano e ambientale, hanno denunciato 2 persone. Si tratta di un 51enne e di un 53enne, entrambi trapanesi, accusati di realizzazione abusiva di una discarica non autorizzata. I 2 trapanesi hanno realizzato la discarica su un terreno di Fulgatore di circa 1150 metri quadri. Nella discarica sono stati depositati rifiuti di varia tipologia, tra cui oltre 20 veicoli, 70 pneumatici, parti di motore di carrozzeria di veicoli, batterie per auto danneggiate e 2 casotti prefabbricati in ferro. I carabinieri, oltre a denunciare 2 uomini, hanno sequestrato il terreno e il materiale trovato. Cambiamo argomento, sono 47.700 gli studenti siciliani che oggi affrontano la prima prova dell'esame di maturità secondo le nuove modalità approvate dal Ministero dell'Istruzione. Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha voluto rivolgere ai candidati il proprio messaggio di incoraggiamento, un momento fondamentale nell'esperienza umana e formativa che va vissuto con emozione senza lasciare spazio all'apprensione, ha dichiarato Musumeci. Il Consiglio Comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha continuato ieri pomeriggio la discussione generale sul documento unico di programmazione proposto dall'amministrazione. Intervenire sono stati diversi consiglieri comunali, cui hanno risposto sia il vice sindaco Licari che l'assessore Angileri. Si torna in aula questo pomeriggio per ascoltare e dibattere sulle relazioni degli assessori Ruggeri e Passalacqua. La Presidenza ha intanto stabilito che i consiglieri potranno presentare gli emendamenti al DUP entro il termine delle 16 di domani pomeriggio. A inizio seduta il Consiglio Comunale ha ricordato con un minuto di raccoglimento il giovane Carlo Modello, deceduto domenica a causa di un incidente stradale. Il Consiglio Comunale di Alcamo è convocato presso l'Aula Consigliere Falcone Borsellino in seduta ordinaria lunedì prossimo alle 19. All'ordine del giorno il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e alcune mozioni.
L'amministrazione comunale di Mazara ha approvato il piano occupazionale per il 2019, i particolari nel servizio. La giunta municipale di Mazara del Vallo, presieduta dal sindaco Salvatore Quinci, ha approvato il piano occupazionale per l'anno 2019, per il triennio 2019-2021 e la consistenza della dotazione organica. Il piano tiene conto delle linee di indirizzo generale del Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione, dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, nonché della previsione delle cessazioni, in particolare dei pensionamenti previsti, sia ordinari che attraverso quota 100. Il fabbisogno di personale per l'anno 2019, si legge in una nota del Comune, prevede in particolare l'assunzione di 11 figure professionali. Per quanto riguarda i pensionamenti, tra quelli ordinari e quota 100, nel 2019 cesseranno dal servizio 18 dipendenti che si aggiungono ai 14 andati in pensione nel 2018. Per quanto riguarda le assunzioni 2019, considerando che una parte della spesa di personale del 2019 è già stata utilizzata nei mesi scorsi per allineare le ore di servizio dei dipendenti part-time a 25 ore settimanali, per l'anno in corso la Giunta ha deciso di procedere a nuove assunzioni. Si tratta di 11 figure professionali che saranno assunte nell'anno 2019, così distribuite: 5 figure professionali che saranno dall'esterno dell'ente a tempo indeterminato e full time, un avvocato, un istruttore direttivo amministrativo contabile, un agente di polizia municipale, un ingegnere architetto, un istruttore direttivo informativo. 2 figure professionali saranno attinte da personale interno che potrà avanzare di carriera, si tratta di un istruttore direttivo, un agente di polizia municipale, mentre un operatore tecnico precario ASU sarà stabilizzato a 25 ore settimanali. Infine, 3 figure professionali a tempo determinato saranno immesse in servizio nel 2019, si tratta di 2 dirigenti a tempo determinato con procedura di incarico comparativa per 3 anni, prorogabili a 5, un avvocato, figura di staff dell'organo politico con incarichi collegati in ogni caso al mandato sindacale. La dotazione organica complessiva del Comune di Mazara nel 2019 è comprensiva dei dipendenti di ruolo, di coloro che andranno in pensione, delle nuove figure professionali sia a tempo determinato che indeterminato, che saranno ammesse in servizio, di 376 dipendenti. I cittadini di Trapani non possono perdere 2 strutture che operavano una importante funzione sociale: centro per anziani e istituto geriatrico, dove si potevano ricoverare gli anziani anche indigenti. La Regione si interessi del destino dei lavoratori. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri, che con 2 interrogazioni incalza la Regione siciliana a chiarire ufficialmente la posizione del governo regionale in merito alle 2 IPAB di Trapani recentemente chiuse, ovvero la Residence Marino e la Rosa Serraino Vulpitta. Il presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Buongiorno, ha premiato con una targa Vincenzo Pirrone, storico titolare dell'azienda Tubicem di Alcamo, leader nel settore della produzione e della vendita di materiali per l'edilizia. Questa targa, ha dichiarato Buongiorno, ha l'obiettivo di testimoniare il valore dell'identità associativa come strumento per fare sistema e creare sviluppo economico e al contempo premiare la fedeltà di un nostro associato che da oltre 30 anni si riconosce nel sistema di Confindustria. Oggi l'azienda è rappresentata nel Comitato Piccola Industria da Francesco Pirrone, che insieme con il padre dirige l'azienda. Un emendamento sull'accordo Stato-Regione per le ex province è stato approvato alla Camera dalle Commissioni Bilancio e Finanze. Sentiamo. Approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, l'emendamento che recepisce l'accordo Stato-Regione su liberi consorzi e città metropolitane lo ha reso noto l'ANCI Sicilia. La traduzione in legge delle norme approvate ieri, che prevedono misure straordinarie per consentire l'equilibrio corrente dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane della Regione Siciliana, e l'incremento di ulteriori 100 milioni di euro delle risorse riservate all'ex provincia per il 2019, ha dichiarato il presidente di ANCI Sicilia Leo Luca Orlando,
Consentirà agli enti intermedi dell'isola di intraprendere nuovamente, dopo lunghi anni di commissariamenti, un percorso di normalità istituzionale. Siamo consapevoli, ha concluso Orlando, che il recepimento normativo dell'intesa tra Regione Siciliana e Governo nazionale non rappresenti di per sé la soluzione di tutti i problemi che hanno caratterizzato i liberi consorzi e le città metropolitane, ed è per questo che saranno necessarie ulteriori risorse al fine di raggiungere una piena parità di trattamento rispetto agli enti del restante territorio nazionale. E sull'emendamento approvato si registrano alcune dichiarazioni dei deputati dal Movimento 5 Stelle, Dedalo Pignatone, Azzurra Cancelleri e Vita, Martin Ciglio. Finalmente, dichiarano i parlamentari, arriva una boccata d'ossigeno di cui beneficeranno anche i cittadini. L'accordo finanziario tra la Regione e il Governo centrale non entusiasma nessuno, ma è il miglior risultato che potevamo ottenere nelle condizioni date. Un esito per il quale voglio ringraziare anche l'assessore all'economia Armao, peraltro già illustrato a tutti i gruppi parlamentari all'ARS nella seduta del 4 giugno, lo ha dichiarato il governatore siciliano Nello Musumeci. L'assessorato comunale alle politiche sociali e welfare di Mazara rende noto che sono pubblicati all'albo pretorio online del comune l'avviso pubblico e il modello di domanda per la concessione del bonus figlio 2019 da 1000 euro che sarà erogato dal Dipartimento regionale della famiglia per il tramite dei comuni. Il bonus è destinato ai nuovi nati di famiglie meno abbienti. Lo stanziamento regionale è di 222.000 euro. Si procederà alla redazione di due graduatori, una per i nati o adottati dal 1 gennaio al 30 giugno 2019 e l'altra per i nati o adottati dal 1 luglio al 31 dicembre 2019. Le domande vanno presentate al protocollo generale del comune per i nati nel primo semestre entro e non oltre il 26 luglio. Per i nati nel secondo semestre sono due le scadenze. Per i nati dal 1 luglio al 30 settembre le domande vanno presentate entro l'11 ottobre. Per i nati dal 1 ottobre al 31 dicembre. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 gennaio 2020. Da domani iniziano a Marsala, nella chiesa di San Giovanni al Boeo, i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, compatrono della città lilibetana. Alle 17.30 si svolgerà il primo incontro sul tema la conversione ecologica, guidato da Suora Alessandra Martin delle Francescane Missionarie di Maria. Alle 19 è prevista la celebrazione eucaristica. Terminata la messa sarà offerto un aperitivo dalla cooperativa Sicilia Giusta e Saporita, che promuove il consumo critico anti-racket. La prima giornata si concluderà con l'inaugurazione della mostra di libri riguardanti la tematica della festa. Da quest'anno i festeggiamenti e le iniziative sono coordinate dall'opera di religione Monsignor Gioacchino Di Leo, con il sostegno dei volontari e amici di San Giovanni Battista. La festa è patrocinata dal comune lilibetano. L'azienda sanitaria provinciale di Trapani ha diffuso un vademecum con alcuni consigli per affrontare le ondate di calore. Sentiamo. Un vademecum con 10 regole d'oro per affrontare il caldo estivo al riparo dai rischi delle ondate di calore, realizzato dall'ASP di Trapani. L'iniziativa rientra in un piano operativo locale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore per l'estate 2019 ed è rivolta a persone fragili, alla fascia di popolazione di età superiore ai 75 anni e con patologie a carico dell'apparato respiratorio, cardiovascolare e del sistema nervoso centrale. Il piano, tra le azioni specifiche, prevede l'attivazione di una rete di assistenza e di allerta attraverso medici di famiglia e presidi di continuità assistenziale, le guardie mediche turistiche, punti di primo intervento, la protezione civile, presidi territoriali di emergenze, pronto soccorso e servizi di volontariato sociale degli enti locali. Le ondate di calore dovute alle prolungate temperature eccessive possono provocare svariati sintomi come il mal di testa, nausea, senso di svenimento, confusione mentale, tachicardia, dolori al torace, sete intensa. Nel vademecum sono contenute anche le azioni di primo intervento, tra queste raffreddare il corpo con acqua fresca e con l'ausilio di panni umidi, sollevare le gambe rispetto al tronco, bere acqua fresca. Nei casi di emergenza è necessario rivolgersi al medico curante, al più vicino presidio di guardia medica o chiamare il 118.
Tra le 10 regole consigliate dall'ASP trapanese, evitare di svolgere attività fisica nelle ore più calde del giorno, consultare il medico nei casi di pressione molto alta e non interrompere o sostituire la terapia senza controllo medico. Ed ancora, non assumere integratori salini senza consultare il medico curante, bere almeno 10 bicchieri d'acqua al giorno, evitare di indossare fibre sintetiche ma preferire fibre naturali, rinfrescare gli ambienti in cui si soggiorna. Tra i punti di primo intervento figura anche l'ospedale Bellaiello di Mazara. Sul sito dell'ASP è possibile trovare tutti i consigli utili per prevenire e contrastare gli effetti delle ondate di calore. 3 cassonetti per la raccolta degli oli vegetali esausti di provenienza domestica sono stati collocati nei giorni scorsi nel territorio comunale di Campobello di Mazara. Le stazioni di raccolta in particolare sono state posizionate a Campobello nella via San Giovanni Bosco, nella frazione balneare di Tre Fontane in via Trapani, a Torretta Granitola nel piazzale antistante il muro di cinta della Tonnara, area conosciuta anche come spiaggetta Sassi. I contenitori sono stati forniti all'amministrazione dalla Società Ecologica Italiana SRL, con cui il Comune ha stipulato una convenzione. Prosegue a Trapani, all'autoparco, la fiera campionaria Arcoin 2019, dove è possibile visitare numerosi stand. Questa sera poi alle 20.30 sul palco dell'Arcoin l'esibizione di Ivan Fiore di Sicilia Cabaret. A seguire ci saranno concorsi, esibizioni e dimostrazioni di varie discipline sportive. La fiera si potrà visitare anche oggi dalle 17 alle 20, l'ingresso è gratuito. Ed ora allo sport. Nuoto, giornata di grande gioia e successi domenica 16 giugno a Cammarata per la società di nuoto Swim Club di Mazara, che si è aggiudicata al secondo posto nel campionato regionale di nuoto Libertas. Una bellissima giornata all'insegna del sano sport, di gioia e di aggregazione. E ben 10 le società che costituiscono questo circuito di nuoto. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la Murgano Champions di Enna, secondo posto per la società Mazarese Swim Club e terzo posto per la Eidos di Canica T. Bellissima esperienza e grande soddisfazione per l'ottimo risultato raggiunto dai ragazzi della società di nuoto Mazarese per questa stagione. Un caloroso ringraziamento della società a Gaspare Dado, Simone Tramute e a tutti i genitori degli atleti. Queste le parole dell'istruttore di nuoto Vito Romagnosi. Adesso si attende l'inizio della stagione estiva, che verrà inaugurata dal Saggio domenica 23 giugno alle 10 presso la piscina Niagara in via De Ponticcioli. Continuiamo con lo sport. Si è svolto al Foro Italico a Roma il torneo Kim Liu 2019, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo, aperto a tutti i tesserati con età compresa tra i 6 e 11 anni. I piccoli atleti mazaresi della SD Taekwondo Sicilia hanno conquistato prestigiose medaglie. A salire sul gradino più alto del podio è stato l'atleta Filiberto Iorio, che ha conquistato la medaglia d'oro, superando 4 incontri di alto livello. Medaglia d'argento per Erika Ruggero, disputando anche lei 4 incontri. Medaglia di bronzo per Chiara Russo e vittoria di Alcantari. Ottima prestazione per Eliana Iorio e Adele Nuccio. Nei due giorni successivi al Kim Liu si è svolto sempre al Foro Italico a Roma The Olympic Dream Cup. I combattenti mazzaresi Francesco Ingrasciotto e Manuel Signorello sono stati selezionati nelle rispettive squadre regionali di combattimento. Chiudiamo con la nota di vela. Sono complessivamente 25 le imbarcazioni che partecipano all'Euroafrica Cup 2019 Vele Senza Frontiere. Questa mattina, dopo il briefing di ieri pomeriggio, 11 imbarcazioni italiane hanno preso il mare verso Hammamet. Altre 14 imbarcazioni raggiungeranno la località tunisina da Sidi Bouzaïd Monastir Sous Gamart. Grande soddisfazione hanno espresso i membri del comitato organizzatore per il numero di barche che quest'anno hanno aderito alla manifestazione, che rappresentano il record per l'evento. E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente vi ricordo che questa sera a partire dalle 21.35 potrete seguire i lavori del Consiglio Comunale di Marsala di ieri pomeriggio. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.